Puglia porta Expo 2015 le eccellenze del territorio e fra queste i vini sono stati al centro delle attività di promozione nell'ambito della rassegna milanese. Lo spazio riservato alla Puglia all'interno del padiglione Vino e Taste of Italy ha fatto il pieno di visitatori provenienti da tutto il mondo che hanno apprezzato la vasta offerta dei produttori e approfondito proprietà e caratteristiche di vini ormai sempre più conosciuti in tutta Italia e nel mondo. Nelle iniziative di promozione dell'identità regionale a Expo spicca anche la musica con l'esibizione del coro giovanile pugliese che ha animato il Palazzo Italia e ha proposto ai visitatori un repertorio variegato dai brani della tradizione popolare regionale ai successi dei più celebri cantanti italiani a partire da Domenico Modugno. Nel contesto delle attività e delle iniziative, quindi anche per la valorizzazione dei nostri prodotti di eccellenza, mi pare che il vino stia avendo il ruolo più importante, con le degustazioni, innanzitutto con l'affluenza, ecco, perché quella è un gran conforto per chi ha organizzato e ha promosso questa iniziativa, quasi 1500 persone al giorno, ci potremmo attestare su numeri che supereranno i 250.000 visitatori nei 6 mesi, che è un risultato di un grandissimo rilievo per le nostre circa 60 aziende che espongono e i nostri 100 marchi che sono qui in rappresentanza della nostra regione. Devo dire che quello del vino è un punto di grande forza appunto per la nostra iniziativa qui all'Expo, sta dando importante riscontro anche quel vino che più di tutti in questo momento è noto come quelli che appunto hanno radicamento territoriale forte come il Nero di Troia, il Negramaro e il Primitivo, le cui degustazioni hanno avuto un'affluenza importantissima, sapendo anche che ci sono tanti vini in crescita e tante possibilità per coloro i quali ad esempio utilizzeranno le proposte di internazionalizzazione che pure vengono dalla istituzione regionale per il tramite dei GAL, per il tramite di tutti quegli operatori anche consortili che attingono alle nostre risorse europee. Sì, 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 sì